Una strenua difesa nei confronti del calcio affinché torni ad essere, nei sogni ma anche nella realtà dei bambini, lo sport più bello del mondo. L'avvocato Gerardo Nardiello, con il suo testo Apologia del calcio, presentato al carcere borbonico, non fa altro che snocciolare ad uno a uno i problemi dello sport nazionale, arrivando però ad una conclusione tanto semplice quanto emozionale. Il calcio è più di un pallone che rotola, ma è il motore dell'economia e della società. A mio giudizio, il problema principale del calcio di oggi è che non c'è la giusta sensibilizzazione. Non c'è la percezione di quanto sia un movimento utile non solo ai tifosi ma a una comunità nazionale intera, perché il calcio, lo scrivo nell'introduzione, il calcio è un'industria che porta più di 1,5 miliardi di euro nelle casse statali in termini fiscali e previdenziali, quindi è a livello delle primissime industrie italiane come quella tessile, che so, quella agroalimentare e quant'altro, solo che se andiamo a indagare chiedendo alle persone comuni, non hanno questa percezione di industria così tanto importante, è semplicemente un gioco dove 22 persone corrono dietro a una palla che rotola. Avellino è uno dei pochi territori su tutto il campo nazionale dove le istituzioni si mostrano più sensibili rispetto al tema calcio. Faccio un esempio chiaramente molto banale e molto semplice. Noi vediamo, se leggiamo i giornali quotidiani nazionali, vediamo che problemi ci sono per la costruzione dello stadio a Roma, a Firenze, a Milano. Invece ad Avellino, ancorché sia un progetto assolutamente ben lontano dall'essere realizzato, ma perché chiaramente è un progetto molto complesso, abbiamo comunque il sindaco che è da sempre molto sensibile alle tematiche sportive sul territorio, e questo è un punto da non sottovalutare, perché è un punto laddove si concretizzasse il progetto stadio, che potrebbe portare degli enormi benefici al movimento calcio locale. Presente anche il direttore sportivo dell'Avellino Enzo De Vito e Gigi Pavarese, che ha parlato del suo amore per il lupo. E ahimè, soprattutto a coloro che non piaccio, io ho scritto pagine importanti in questa città. A parte ciò, io sono legato fortissimamente a Massimo Rastelli, a Enzo De Vito, e quindi figuratevi qual è il mio stato d'animo nei confronti di queste due persone a me molto 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 care.